Buongiorno e bentornati nel canale, anche se ad essere sinceri il bentornato me lo dovrei dare da solo visto la lunga assenza. È stato un periodo in cui avevamo in progetto tante cose che per vari motivi sono saltate e abbiamo dovuto rimandare. Il canale comunque è vivo e torniamo anche oggi con un argomento indoor e volevo un po' parlare con voi delle specie rare che abbiamo qui in Sicilia. Quindi la Sicilia ancora una volta si dimostra uno scrigno di biodiversità dove escono fuori dei diamanti veramente rari e oggi volevo parlare con voi di quattro specie: una pianta, un serpente, una lucertola, anche se è meglio dire un gruppo di lucertole, e un uccello, quindi prenderemo in esame anche una specie volatile. E partiamo subito con un'orchidea. L'orchidea in questione si chiama Leopoldia gussoni. Premetto che i nomi latini probabilmente faranno storcere il naso a qualcuno di voi. E come ho detto nei video introduttivi, io non ho fatto una scuola, non ho avuto un insegnante quindi di latino, è tutto da autodidatta e comunque non lo tocco. È un argomento che non tocco da molto tempo, quindi scusatemi le pronunce. Comunque, la Leopoldia gussoni è un'orchidea che si trova solo e solamente in Sicilia. E non è nemmeno una specie diffusa in tutta la Sicilia. È una specie che si trova in un'area molto ristretta della Sicilia. Precisamente stiamo parlando della zona di Gela. Quindi, per essere un po' più precisi, attualmente questa orchidea, la Leopoldia, si trova in 7 località, dove 4 sono vicino Gela e 3 nei pressi di Vittoria. Nei pressi di Gela abbiamo Poggio Arena, Santa Lucia, Contrada Mignechi e soprattutto il lago Biviere di Gela, la riserva orientata lago Biviere di Gela. L'ho tenuto per ultimo perché in questa riserva, che è un'oasi lipu, a parte poter ammirare le varie specie svernanti, e c'è veramente una biodiversità ampissima in questa oasi, dal fenicottero alla spatola, al mignattaio, al chiurlo, che è il simbolo della riserva, è una riserva in cui potete trovare la Leopoldia. C'è un progetto di conservazione di questo fiore rarissimo e lì potreste andarlo a vedere quando è il periodo della fioritura, che considerate che oggi siamo al 4 di marzo, tra un mese probabilmente si potrà cominciare ad ammirare anche questa orchidea. Per completare il discorso citiamo anche le località vicino Vittoria dove è possibile trovarla, e quindi abbiamo il Passo Marinaro, la Cava Randello e la riserva del Pino d'Aleppo. Come riconoscerla? A parte che potrete vederla adesso nella foto, ha una fioritura con questi piccoli fiori gialli. La trovate sotto vento nei pressi di dune sabbiose, che è il suo habitat naturale, soprattutto su substrati duri. È una specie ad altissimo rischio di estinzione purtroppo, perché il suo ambiente naturale, dove prima era rigogliosa, anche se non è stata mai una specie così diffusa come dicevamo, avendo un areale così ristretto, l'ambiente naturale viene minacciato dal continuo espandersi delle serre che vanno mangiando appunto l'ambiente naturale su cui questo fiore esisteva in natura. Fortunatamente ci sono progetti di conservazione, ma il numero degli esemplari di questo fiore purtroppo si sono notevolmente ridotti. Vi invito di nuovo, se potete, andare specialmente al lago Biviere di Gela e ammirarla e poterla magari anche fotografare prima che purtroppo, come tante altre specie, diventi troppo tardi. La seconda specie di cui volevo parlarvi, il serpente, ci riporta di nuovo a parlare di leggende. Non è certo il caso della culovia, il video ve lo metto
in fondo. Stiamo parlando di un boa. Ebbene sì, in Sicilia c'è la presenza di un boa, il boa delle sabbie, che è l'unico rappresentante della famiglia dei boidi presente in Europa. Non c'è solo in Sicilia, ma la curiosità sta nel fatto che in Sicilia è rarissimo. È appunto considerato fino a poco tempo fa una leggenda, perché si parlava sempre di avvistamenti, ma non era mai stato documentato in modo che ci fosse una prova tangibile della sua presenza. Ha un areale ristrettissimo, possibilmente ancora più stretto della Leopoldia, ed è circoscritto a Licata, specialmente attorno alle sponde del fiume, il fiume che attraversa la città. Sono stati fatti dei video in anni recenti dove, grazie a questi, è stato appunto fornita prova della sua presenza. Gli studiosi sono riusciti a studiarne 6 esemplari, 6, di cui 3 li hanno catturati per studiarli dal vivo. La curiosità su questo serpente non è solo questa, è anche curioso capire come mai c'è la presenza di questo serpente in questa zona della Sicilia. E la cosa bella riguardo a questa specie è che ci porta a fare anche un discorso storico e culturale, perché la presenza di questo serpente in questa zona in cui non è autoctono, diciamo che la colpa di questo ce l'hanno i greci. Chi studia storia sa che questa zona della Sicilia è stata conquistata dai greci, e i greci avevano l'abitudine di usare questi serpenti insieme ad altre specie che venivano chiamati serpenti proiettile, con i quali cercavano di terrorizzare i nemici che li attaccavano. Venivano questi serpenti usati appunto come proiettili e lanciati sulle navi in avvicinamento per poter fare spaventare e confondere i nemici. Si pensa anche che questa specie di serpente venisse usata dai greci per dei rituali particolari che avevano a che fare con le loro credenze religiose. Se volete saperne di più, sulla rivista Acta Herpetologica, Gianni Insacco, il direttore del Museo di Storia Naturale di Comiso, aveva appunto fatto una relazione su questo serpente. Verrà, penso, molto probabilmente ripreso l'argomento, perché man mano che si fanno le analisi del DNA è possibile poter parlare in modo più approfondito di questa specie. Ma intanto potete già trovare qualcosa di pubblicato. In questo caso non vi invito ad andare a vederlo, perché è talmente raro che si potrebbero perdere mesi interi alla sua ricerca senza possibilmente mai avere la possibilità di vederlo anche solo di sfuggita. La terza specie rara, il terzo diamante che c'è qui in Sicilia, di cui voglio parlarvi, avevamo detto appunto che era una lucertola, e sto parlando della lucertola, o delle, che è più preciso, delle lucertole delle isole Eolie. Nelle isole Eolie si è sviluppata una specie endemica e circoscritta solo all'areale delle isole Eolie della Pordacis, ed è la Pordacis raffoni, che, come abbiamo detto, è appunto una specie della famiglia dei lacertidi, che è stata riconosciuta nel 1952 e classificata. Si differenzia dalla Pordacis sicula solo per il colore, così ad occhio. Nonostante sia, come tante altre lucertole, una specie prettamente insettivora, quando l'estate le prede comuni cominciano a diminuire, integra nella sua dieta numerose sostanze vegetali. Perché avevo parlato di specie di lucertole e non di una singola specie? Perché questa stessa specie si è differenziata avendo formato appunto delle comunità isolate su degli scogli presenti lì, soprattutto nell'areale dell'isola di Vulcano, dove è presente, e quindi ha formato queste comunità in zone frammentate, e tra di loro si sono differenziate formando delle sottospecie della stessa specie isolate in quella ristrettissima area. Ed è così che troviamo
per esempio a Strombolicchio, la Pordacis Raffoni Raffoni è solo ed esclusivamente lì. È così che a Scoglio Faraglione abbiamo un'altra sottospecie della Raffoni, la Alveriaoi, non so come si pronuncia e non lo voglio neanche sapere, no, scherzo, se qualcuno di voi sa la pronuncia esatta può nei commenti suggerirla, così accresciamo la cultura tutti. Così nell'isola di Vulcano abbiamo la Pordacis Ruffoni Antoninioi e a Scoglio la Canna abbiamo la Pordacis Raffoni Cucchiarai. Sono sottospecie della Raffoni presenti solo ed esclusivamente in quell'areale. Quindi se andate nelle isole Eolie sappiate che lì esiste questa specie di lucertola che potete trovare e vedere solo ed esclusivamente lì. E per ultimo voglio parlarvi di un uccello, il grifone. Ora, il grifone non è che sia di per sé una specie rara. L'ho voluto inserire in questa lista perché era una specie dalle nostre parti ormai estinta. È inserita in questo elenco che ho voluto fare di specie rare perché per vedere il grifone in Sicilia dovete necessariamente recarvi, anche in questo caso, in un'area molto ristretta. Sto parlando del Parco dei Nebrodi. Qui si sta effettuando da diversi anni un progetto di reintegro, anche ultimamente sono stati portati degli esemplari dalla Spagna, un progetto che sta funzionando e sta avendo degli ottimi risultati, in quanto la comunità di grifoni sta prosperando. È possibile vedere i video della diretta del nido, a parte del grifone sul sito del Parco dei Nebrodi c'è anche una cam sul nido dell'aquila reale, ma in questo caso non ci interessa il grifone. E è possibile vedere anche il pasto che viene dato il venerdì mattina generalmente nel comune di Alcara Lifusi, dove c'è il carnaio. Il venerdì mattina appunto dalle 9 in poi lì vengono messi degli scarti della macellazione che simulano un po' quello che il grifone mangia in natura, cioè le carcasse e le carogne in decomposizione degli animali morti che trovano in natura. È un aiuto che si dà e in questo frangente di tempo è possibile per chi si reca ad Alcara Lifusi appunto poter assistere a questo evento e in questo caso poter vedere da vicino i grifoni. È possibile certamente non entrare, ma quantomeno recarsi al carnaio e poterli vedere. Sono numerosi effettivamente gli appassionati di birdwatching e fotografi naturalisti che si recano in questa zona in questa giornata particolare della settimana per poter appunto documentare e anche fare collezione di qualche bello scatto anche personale. In questo caso possiamo ampliare un po' il discorso perché è stata scelta proprio quella zona della Sicilia. In questa zona era l'ambiente naturale in cui il grifone c'era già, quindi è un progetto, avevamo detto, di reintegro. I grifoni in questa zona c'erano, è l'ultima zona della Sicilia dove erano stati documentati ed è a causa dell'uomo che si sono estinti, perché l'estinzione del grifone in questa zona è stata causata dai bocconi avvelenati che venivano lasciati per allontanare animali dalle coltivazioni e dagli allevamenti. Il grifone, giustamente, non sapendo né leggere né scrivere, dicevamo che mangia quello che trova, essendo un animale spazzino, e l'estinzione è stata, se non vogliamo dire proprio causata al 100% da questo, comunque mandata in quella direzione, proprio da questa azione dell'uomo. È buono ed è bello che l'uomo stesso stia adesso provando a reinserire in natura un animale così bello da andare a vedere ed osservare, magari non tanto per l'aspetto esteriore, che può essere anche discutibile se definirlo bello o meno, però per la funzione che ha in natura e anche per lo spettacolo che offre poterlo vedere volare. Personalmente ho avuto la fortuna di poter andare ad Alcara Lifusi, anche se non era il giorno in cui veniva aperto il carnaio, però i grifoni volare li abbiamo visti e nonostante la distanza devo dire che fa sicuramente un certo effetto trovarsi al cospetto di avvoltoi, perché di questo stiamo parlando. Una piccola curiosità che voglio aggiungere prima di chiudere il discorso
anni fa si è fatto un avvistamento di un avvoltoio africano. Ora, non vorrei sbagliare se era il Russell o meno, prendetela un po' con le pinze, anzi così vi spingo a fare una ricerca, ed era diventato stanziale per diverso tempo, è stato lì anche questo avvoltoio africano, testimoniando come l'ambiente sia veramente favorevole alla reintroduzione del grifone, che è sempre un avvoltoio appunto in questa zona. Ora, non so perché non ho più avuto notizie, non ne ho trovate di come sia poi andata a finire, se poi ha migrato di nuovo in Africa o se poi è rimasto lì ancora tempo, non lo so, però fatto sta che anche la presenza di questo avvoltoio ha testimoniato quanto l'ambiente sia favorevole. Certamente di specie rare in Sicilia ce ne sono tante altre. Io ho voluto parlare di queste un po' per riprendere il discorso video, anche se fatti a casa, un po' per dare uno spunto e anche perché si tratta di quattro specie che stiamo valutando di poter vedere anche con voi che seguite il canale durante quest'anno. Abbiamo già un po' fatto un programma per quanto riguarda le escursioni da fare, qualche zona abbiamo individuato dove andare, dove recarci. Queste quattro specie rappresentano un po' il simbolo di alcune mete che vorremmo raggiungere quest'anno. Mettiamo sempre in forza, perché visto che anche la sessione invernale doveva essere ricca di video ed è andata a finire che il primo video dopo agosto lo stiamo facendo a marzo, lo prendo un po' con le pinze il discorso, però diciamo che la volontà è quella, vedremo un po' come vanno gli eventi, noi spingiamo per questo. Speriamo di risentirci presto, penso che adesso riprenderemo con il ritmo normale. Vi saluto, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un commento, se sia a parte per quanto riguarda le pronunce giuste o sbagliate che siano sul latino, e comunque sì, è bello anche interagire con voi se avete qualcosa da dire o da aggiungere su questi argomenti. A presto!